Mercoledì 10 aprile, bentrovati con l'edicola di TRM H24, lo spazio che dedichiamo alla lettura dei quotidiani che trovate in edicola. Incominciamo sempre dalle testate nazionali, vediamo a cosa dedicano l'apertura. Il Corriere della Sera apre subito con la tragedia nel bolognese, titola strage nella centrale idroelettrica, esplosione nel bolognese, i pompieri a 40 metri sotto il livello del lago, almeno 3 morti e 4 dispersi. Lo scoppio di una turbina sulla quale erano in corso dei lavori, testimoni, il boato e poi il fumo, ci sono feriti gravi e Mattarella che afferma chiarire. La fotonotizia è dedicata proprio all'esplosione. Nelle immagini riprese dall'elicottero dei vigili del fuoco vediamo la centrale idroelettrica Enel di Bargi sul lago artificiale di Suviana nell'Appennino bolognese. E poi degli articoli, Vincenzo, Mario, le vite spezzate e ancora i soccorritori sub tra detriti e acque scure, l'impianto, i rumori, il crollo. Cosa è successo? Leggiamo ancora altre notizie. Via libera al DEF, leggero, crescita all'1%, c'è il cuneo fiscale. Obiettivi programmatici rimandati, il sì dell'Unione Europea. E poi mafia e voto di scambio, Palermo in cella un ex consigliere di Fratelli d'Italia. Dal 7 ottobre massima allerta, siamo un target, parente antiterrorismo. Vediamo invece la Repubblica, anche qui ovviamente si apre con la tragedia nel Bologna. Collaudo con strage, disastro nella centrale idroelettrica sul lago di Suviana, esplode una turbina, 3 morti, 4 dispersi e 5 feriti. Nell'impianto e nel Green Power era in corso una verifica. Cordoglio di Meloni, monito di Mattarella, sia fatta piena luce. L'inchiesta parte dalla manutenzione, il procuratore, ora i corpi e poi le cause. E ancora altri articoli interni, le vittime e i testimoni, Mario, Vincenzo e Pavel travolti dal crollo, quell'ultimo pranzo con gli operai. Leggiamo altre notizie, vediamo la politica. Sale il debito, scende la crescita, arriva il DEF senza soldi. Si parla del documento di economia e finanza e in questo articolo di Carlo Cottarelli si esamina appunto il documento. Lo abbiamo senza il quadro programmatico, questo sarà definito solo a settembre. Strano che Giorgetti abbia in parte parlato di tali obiettivi. E poi ancora un'altra notizia, Commissione Unione Europea, Meloni pronta a proporre Draghi. Vediamo la prima pagina invece della Gazzetta del Mezzogiorno Nazionale. Patto di potere, la procura, Sandrino, copertura politica da Emiliano, l'antimafia chiede le carte del nuovo caso Bari. Analisi 1 di Bepi Martellotta, ora è certo si vota, ma in quanti ne avranno voglia? Analisi 2, lo stato del PNRR e la sfida delle europee. E la politica, la forgia in giusta pausa, a destra cresce Romito, il penalista io resto, la coalizione decida se cambiare candidato. Vediamo la fotonotizia dedicata a un'altra tragedia sul lavoro, operaio muore folgorato sulla regionale 8, nel Tarantino e in Emilia esplode una diga, 4 morti e 3 dispersi. Ex Silva, polveri su Taranto, il GIP ordina altre indagini, mentre le ditte dell'indotto restano in crisi. E andiamo avanti, vediamo dalle province, Policlinico di Foggia, dottoressa presa a pugni da 2 pazienti, l'omaggio di Lecce a Sant'Oronzo, da sabato la statua torna in piazza e poi ancora lo buono inside, il TikToker Barese porta la gentilezza social a scuola. Il Marta svela anche i tesori nascosti nei depositi e i visitatori voteranno sui pezzi da esporre, quindi si parla del museo di Taranto. E poi ancora treni, la rabbia dei viaggiatori, persi 2 mesi di abbonamento, la lunga odissea dei disagi fra frane e lavori. Corriere del Mezzogiorno, quindi l'edizione locale del Corriere della Sera, si apre subito con la politica, la forgia rimette la candidatura, invito ai partiti dopo lo strappo sulle primarie, sono disponibile però non mi ritiro. E il centrodestra Romito sindaco, un programma da 10 punti. Vediamo la fotonotizia invece su una protesta degli studenti e leggiamo subito. In assenza di adesioni, no dell'università al bando con Israele, studenti soddisfatti. Un'altra notizia, bitumificio tra le ciliegie, cause veleni, Turi scarica la responsabilità sulla ASL, non ha mai risposto, protestano i produttori. Iniziamo a sfogliare, vediamo il Corriere della Sera in primo piano con giustizia e politica, inchiesta Olivieri Lorusso, l'antimafia chiede gli atti, oggi primo step su AMTAB in commissione, la presidente della sezione
protezione, misure di prevenzione. E poi ancora Cataldo, pronto per il voto di giugno, e la procura ha accelerato con il blitz sistema Sandrino, in retroscena nell'informativa dei carabinieri. Da Modugno l'intervista al sindaco, altro che nipote del boss, la delega Lucia Bosco è un segnale di riscatto. Il sindaco difende la sua decisione e attacca. Si parla appunto della vicenda a Modugno del sindaco Nicola Bonasia, che ha affidato alla consigliera Lucia Bosco una delega sul quartiere Cecilia. La Bosco incensurata e la nipote di uno dei boss appartenenti alla famiglia Diomede. Articolo di spalla, la Forgia: decidano i partiti ma io non mi ritiro. La Forgia rimette la sua candidatura, elezioni a Bari, la mossa dell'avvocato irrita Leccese, mai patti con Sud al centro, li ha incontrati prima di me. E poi dal centrodestra Romito, da Costa Sud al Molo San Nicola, programma per la città in 10 punti, la coalizione è pronta a ufficializzare la scelta dell'under 40 Fabio Romito. Ma sfogliamo e vediamo appunto la protesta degli studenti, vince la linea pro-Palestina, l'Università di Bari dice no a bandi e progetti con Israele, decisione del Senato accademico, gli studenti noi siamo per la pace. Ed ecco l'articolo dedicato al bitumificio che abbiamo visto in prima pagina, guerra di carte, resta interpellata l'ASL, però non ci sono risposte. La sindaca di Turi, procedura solo tecnica, pronti a valutare. Andiamo avanti, vediamo altre notizie, vediamo il temporary art al Museo Marte, il museo svela i suoi segreti, a Taranto la hall di ingresso esporrà ciclicamente alcuni dei circa 6.000 reperti custoditi nei 4 depositi. Ancora sfogliamo la Repubblica Bari, quindi l'edizione locale della Repubblica, sempre politica in primo piano, Movimento 5 Stelle, confermiamo la Forgia, gli altri convergano su di lui. E poi vediamo l'inchiesta, Anita e Meri si facevano scambi di preferenze, e vediamo invece l'opera con la fotonotizia, Costa Sud, il grande parco sarà sul mare, oltre ai pini previsti anche 40.000 arbusti. In primo piano, quindi, come abbiamo detto, la politica. Movimento 5 Stelle conferma la Forgia, resta candidato. Sinistra Italiana, soluzione unitaria. L'avvocato offre alle forze che lo sostengono la disponibilità della sua designazione. I pentastellati ribadiscono il sì e Fratoianni apprezziamo ma restiamo al lavoro. E ancora il caso poltrone incarichi alla Corte di Emiliano, 5 Stelle, l'uno vale uno in versione regione. E quindi si capirà la decisione appunto del Movimento 5 Stelle. L'inchiesta, le campagne incrociate delle lady preferenze, l'una faceva votare l'altra, Mary Lo Russo sostenne alle regionali Anita Mauro Di Noia, che ricambiò poi alle comunali e che ora stava pensando di candidare anche la figlia. Ma leggiamo anche il sommario, nelle carte delle indagini anche l'abbraccio di Cataldo Emiliano dopo il voto di Altamura. E ancora il caso, il bed and breakfast in corso Vittorio Emanuele per l'assessore e le escort, una l'ha fatta assumere, Nicola Lella di Grumo Appula, in carcere per la vicenda del voto di scambio. Dalle intercettazioni sembra coinvolta anche una ragazza minorenne. Vediamo l'articolo di spalla. Sull'opera, dune artificiali e una pineta, la costa diventerà un parco, oltre a 810 pini saranno sistemati più di 40.000 arbusti della macchia. Andiamo avanti e vediamo anche qui la notizia sul Marta, archeologia, Marta mai visto, i tesori invisibili della Magna Grecia, in esposizione per la prima volta alcuni dei 6.000 reperti nei depositi del museo. E ancora una notizia invece da AQP, un'operazione, 7,1 milioni per la rete digitale, appalto a Mermec. Prima pagina del quotidiano di Bari, leggiamo subito insieme le principali notizie. La Forgia si rimette alle forze che lo sostengono, Leccese tira dritto e poi lo imita, il caso Bari rischia di far implodere il campo largo dei progressisti anche a livelli politici più alti, atteso il ritorno a Bari del pentastellato Conte. E poi ancora De Laurentiis paga i vigili di servizio al San Nicola, applicato già nella gara di Pasquetta contro la Cremonese, regolamento approvato in giunta il mese scorso. Insistono le opposizioni, basta misteri sull'ospedale Covid, un'operazione risalente alla pandemia che si tradusse nell'incredibile trasformazione di padiglioni in reparti. Lo sport, un Bari alla ricerca della via smarrita e del riscatto di Puskas e Nasti. Ma vediamo insieme anche la prima pagina del quotidiano di Foggia e leggiamo subito le principali notizie. La loro morte, un crimine, si parla appunto dei funerali del carabiniere morto nel Salernitano.
mano, fare uso di sostanze stupefacenti significa armarsi. Le parole pronunciate dall'arcivescovo di Manfredonia durante l'omelia in centinaia ai funerali dei carabinieri Francesco Pastore e Francesco Ferraro. E poi ancora corsa contro il tempo per evitare lo smantellamento del patrimonio aziendale. Ex Tozzi, i lavoratori al tavolo della regione chiedono l'intervento del MIMIT. Leggiamo ancora altre notizie. Dottoressa aggredita per due volte al pronto soccorso nel turno di notte. E poi dal comune di Foggia la costruzione di una nuova cittadella dello sport, una priorità, non un'utopia. I nuovi spazi di comunità, la biblioteca comunale di San Severo diventa una community library. E in chiusura della nostra rassegna vediamo invece le principali notizie sulla prima pagina del Sole 24 Ore. Successioni aziende, ecco le novità, la riforma fiscale, spazio alle semplificazioni, per ora nessun intervento sul superbollo auto, la mappa di aumenti e sconti, prelievo ridotto per chi usa la telematica. E poi dal 23 al 26 maggio il Festival dell'Economia porta a Trento 5 Nobel e 280 eventi. E ancora si parla del DEF, debito super 3 anni, bonus casa a 219 miliardi. E poi ancora un titolo su lavoro, sanità e imprese, il governo delimita l'intelligenza artificiale. E queste erano le principali notizie che trovate sui quotidiani in edicola. Grazie per averci seguito e come sempre rimanete sintonizzati su TRM Network.